12 agosto 1945. Santa Chiara d'Assisi. Vedo il miracolo della cacciata dei saraceni. Un ben misero conventino basso basso, dal tetto molto spiovente in avanti, dal piccolo chiostro che grida la grande parola francescana povertà, dai corridoietti bui, brevi, stretti, in cui si aprono le porticine delle celle. Spavento e dolore agitano la povera dimora di pace. Non so se sia una conversa quella che porta la notizia che le orde nemiche tentano di invadere il convento o qualche abitante di Assisi. So che lo sgomento raggiunge il suo culmine mentre tutte si precipitano nella cella della badessa, che è prostrata in preghiera presso la sponda del suo giaciglio, e che si alza acerea, consumata, ma tanto bella e solenne, per accogliere le sue figlie impaurite. Le ascolta e dà ordine di scendere in coro, ordinatamente con fede, col silenzio della regola, perché, dice, nessuna cosa, per tremenda che sia, deve fare dimenticare la santa regola. E lei le segue ed entra nel piccolo misero coretto. Pregano, sobbalzando ogni urlo più forte e più vicino. E quando una, certo una conversa, rientra urlando: «Madre, sono alla porta!» Le clarisse si piegano come colpite a morte. Suor Chiara no. Anzi, si alza in piedi e si porta proprio in mezzo al coro e dice: «Non temete, essi sono uomini e sono fuori. Noi siamo qui, dentro e con Gesù. Ricordate la sua parola, non vi sarà torto un capello. Noi siamo le sue colombe. Egli non permetterà che le profanino gli sparvieri.» Di fuori l'onda del tumulto si fa più forte, smentendo le sue parole, ma lei non si sgomenta. Vedendo che le clarisse sono troppo terrorizzate, si volge a Dio: «Mio dolce Gesù, perdona se la tua povera Chiara osa porre le mani laddove solo un sacerdote può porle. Ma qui non ci sei che tu e noi. Una di noi deve dunque dirti: vieni. Le mie mani sono lavate di pianto, possono toccare il tuo trono.» E risoluta va al ciborio, lo apre, ne prende non l'ostensorio, come si dice, ma una custodia simile a una pisside. La prende e la tiene con la riverenza con cui terrebbe il Dio bambino. Scende sicura i pochi scalini e va, salmodiando, verso la porta del convento. Le suore la seguono tremanti e soggiogate. «Apri la porta, figlia.» «Ma sono lì fuori! Sentite che urli e che urti!» «Apri la porta, figlia.» «Ma irromperanno qui dentro!» «Apri la porta e l'ubbidienza!» E Chiara, prima dolce e persuasiva, assume un tono imperioso che non ammette tergiversazioni. È l'antica feudataria abituata al comando, è la grande badessa che richiama l'ubbidienza. La clarissa apre con un gemito e un tremito che rallenta l'operazione. L'uscio è finalmente aperto. L'urlo degli assalitori si muta in grido di vittoria e, cessando di usare le armi, si gettano a corsa verso l'uscio che si apre. Chiara, bianca nel viso come la teca che porta ben alta, fa due, tre, cinque passi fuori della soglia. Non so se veda chi ha di fronte la sua terra e i suoi nemici, non credo. I suoi occhi non fanno che adorare il Santissimo che è la porta. Alta e magrissima, consumata com'è, bianca come un giglio, lenta nel passo, pare un angelo. La baldanza degli assalitori si frange, si arresta e, vedendole fare un altro passo in avanti, si volge in fuga disordinata. È allora che Chiara vacilla e, curva, come prossima a cadere, si affretta a rientrare oltre la soglia. «Sono fuggiti, sia benedetto il Signore. Ora, ora sorreggete la vostra madre perché io possa riportarlo sul suo altare. Cantate, figlie, e sorreggetemi. Ora è ben stanca la madre vostra.» Ha infatti un viso da morente,
come avesse dato tutte le sue forze, ma ha anche un sorriso tanto dolce e tanta forza nelle mani cere per tenere ben stretta la custodia. Rientrano in coro e Chiara depone nel ciborio la teca intonando il Te Deum e rimanendo poi riversa sui due gradini dell'altare come fosse morta, mentre le clarisse continuano l'inno. Per me, poi, solo queste parole di Santa Chiara nella sua veste di paradiso, non di clarissa. Con questo, e indica il Santissimo Sacramento, tutto si vince. Sarà la grande forza del paradiso e della terra finché vi saranno i bisogni della terra. Per i meriti infiniti del corpo santissimo annichilito per noi, noi santi del cielo otteniamo grazie per voi e per esso voi ottenete vittorie. Sia lodato l'agnello eucaristico. Il Signore ti dia pace e benedizione.